Contento, è stato un grande risultato, la difficoltà è stata a ripartire sempre, direi che ho fatto tutte buone le ripartenze dalle safety car, però la pista, qui intanto vedete subito il primo incidente con una toccata che di fatto elimina dalle prime posizioni Kimi Antonelli. Diceva Charlie Wurz, mentre rivediamo le immagini di questa gara nervosa con incidenti che si susseguono senza soluzione di continuità, la pista man mano che si andava a gommare diventava sempre più scivolosa, ci sono state anche delle lotte corpo a corpo, ma ho mantenuto la freddezza e sono davvero molto molto felice di questa vittoria, anche perché naturalmente poi ha ringraziato il team per il grande lavoro che ha fatto. Qui è Partyshef che spedisce senza troppi complimenti nella sabbia Giovanni Maschio, e questo è l'inizio dell'ultimo giro con un caos, è la penultima safety car questa, ce ne sono state talmente tante che ho perso anche il conto. Si riparte e guardate quello che succede nell'ultimo giro con Stenshorn che precipita nelle posizioni centrali, una ragazza della Van Amersfoort, poi Lausen e Wharton che di fatto si eliminano, qui è Dominguez che è centrato da Maya Veug e da Rinicella, altra safety car e alla fine questo bel duello tra Dan e Stuka con Charlie Wurz che va a vincere davanti al neo campione britannico della categoria Alex Dan, che quindi sale in seconda posizione. È ancora molto largo lo svantaggio di Dan e Camara nei confronti di Antonelli, ma da oggi può cambiare anche, direi, la situazione psicologica.